Il suono del piatto deve essere armonioso e costante, tanto da sostenere il ritmo senza nessun altro supporto, né di tamburi né di percussioni, in modo da poter sostenere anche un trio, un quartetto, un quintetto, ma addirittura con un piatto si può sostenere anche una grande orchestra. La fabbrica UFIP, Unione Fabbricanti Italiani Piatti Musicali, oggi è rimasta l'unica al mondo che costruisce ancora strumenti artigianali, piatti musicali, con le tecniche e l'importanza degli inizi del secolo. Fabbricare un piatto musicale non è semplice. Bisogna conoscere l'arte di fondere e lavorare i metalli e avere un orecchio formidabile. Queste sono le caratteristiche degli uomini della UFIP, Unione Fabbricanti Italiani Piatti e Tam Tam, che costruisce piatti e percussioni metalliche, ma non solo. UFIP sorge a Pistoia, una piccola città in cui gli antichi etruschi, già 2500 anni fa, forgiavano le percussioni metalliche. Il piatto musicale, così come lo conosciamo oggi, nasce in Turchia e in Cina alla fine del Medioevo. Era talmente forte, diciamo, la presenza, il nome, la diffusione del piatto turco originale che per lunghissimi anni, fino agli inizi degli anni 30-40, gli artigiani pistoiesi della nostra famiglia hanno marcato esclusivamente gli strumenti costruiti come i piatti musicali, con nome a imitazione turca, firmandoli nella campana e facendo sì che fossero da credere veramente turchi. Fra il 1700 e il 1800, alcune aziende di Pistoia costruiscono piatti e percussioni in bronzo. Fra queste, la Agati Tronci, già famosa per la costruzione di organi a canne. La famiglia Tronci costruiva organi da chiesa fino dal 1701 ed ha proseguito così insieme alla famiglia Agati fino agli inizi del nostro secolo. A cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento abbiamo avuto persone di famiglia che hanno costruito strumenti a percussione e quindi poi hanno inserito anche dentro gli organi strumenti a percussione di varia tipologia. L'interno degli organi antichi conteneva spesso altri strumenti, fra i quali i piatti turchi, che erano suonati con un meccanismo a pedale. All'epoca l'Europa era in guerra con la Turchia e i piatti non potevano più essere importati. Per questo i pistoiesi hanno deciso di fondersi i piatti da soli. Nel Novecento nasce il jazz. Con il jazz nasce la batteria e con la batteria vengono usati i piatti. Personaggi come Baby Dodds, Zuddy Singleton, Paul Barberin, Chick Webb, Gene Krupa rendono popolari questi strumenti in bronzo. È l'epoca d'oro per i piatti prodotti a Pistoia che vengono venduti in tutto il mondo. Per far fronte alla richiesta del mercato, le ditte più importanti dell'epoca, la Fratelli Tronci, la Marradi e Benti, la Zanchi e Biasei e la Rosati Leopoldo si uniscono nella UFIP. È il 6 gennaio 1931. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il jazz conquista il mondo e i piatti fanno la fortuna di una famiglia armena emigrata in America. È la Zildjian, il cui nome diventa rapidamente famoso in tutto il pianeta. UFIP in quel periodo lavora per altre ditte usando marchi di ispirazione turca e fabbricando piatti per conto di nomi famosi. Gresh, Ludwig, Latin Percussion, Premier, Rogers e Slingerland. Dagli anni 70 UFIP lancia la linea Ritmo e inizia a collaborare con artisti di punta a livello internazionale.
Una delle peculiari attività della UFIP è di aver dato spazio e ricevuto qui presso lo stabilimento musicisti di ogni ordine e grado e aver stretto con loro un rapporto importantissimo che ci ha orientato e ci ha aiutato nella scelta e nella messa a punto degli strumenti. Molti artisti nel tempo hanno scelto UFIP, alcuni famosissimi, come Charlie Watts dei Rolling Stones. Altri ancora sono rimasti legati a questo marchio, aiutando a mettere a punto piatti e altri strumenti a percussione dalla forte identità sonora.